si è svolta a San Nicolò a Tordino presso il Centro Congressi Eltron la prima edizione del Premio Tenaci, istituito da Confcommercio Abruzzo ed intitolato alla memoria del compianto cavaliere del lavoro Gian Domenico Di Sante. L'obiettivo del premio è stato quello di consegnare un riconoscimento a quelle aziende che nel corso di lunghi anni di attività hanno contribuito positivamente allo sviluppo socio-economico dell'Abruzzo. L'ambito premio, consistente in una statuetta raffigurante il guerriero di Capestrano ed un diploma di merito, è stato consegnato ai titolari di 48 aziende, accuratamente selezionate in base ai requisiti richiesti. Una giornata speciale oggi per Confcommercio Abruzzo perché ha voluto ricordare per la prima volta queste aziende che da oltre 50 anni o che si sono distinte nel loro settore un premio Tenaci che dà proprio la voglia e la forza di continuare ancora l'attività che hanno sempre portato avanti dai lontani tempi. Quindi Confcommercio Abruzzo è onorato di premiare queste nostre imprese affiliate che da tanto tempo operano sul settore, vari settori, sul territorio e soprattutto per far beneficiare la provincia e la regione di queste imprese. Di Sante è stato il mio predecessore come presidente regionale e quindi lo ricordiamo con affetto e per questo che abbiamo voluto intitolare questo premio Tenaci al cavaliere, alla memoria del cavaliere Di Sante. Quindi oggi le cose chiaramente non vanno come vorremmo. Che vadino, però come ripeto noi ce la mettiamo tutta per poter spronare i nostri associati a fare sempre di più e fare meglio di quello che sono abituati a fare, cioè il commercio, l'impresa e i servizi.